Stasera quindi parleremo di isteroscopia e di qual è il ruolo di questo esame nel percorso delle coppie che ricercano una gravidanza. Questa è un'indagine sempre più oggi richiesta nel percorso appunto delle coppie che ricercano gravidanza e sappiamo appunto che ha un ruolo fondamentale. Iniziando a parlare di infertilità femminile, sappiamo che questa è responsabile di circa il 35% dell'infertilità di coppia e può dipendere da diverse cause che schematicamente possiamo dividere in quattro grandi gruppi. Sicuramente, percentualmente si riscontrano spesso problemi legati a tube o a disturbi dell'ovulazione. O anche possiamo riscontrare delle anomalie cervico-vaginali. Sicuramente però il fattore uterino anche riveste un ruolo fondamentale nel percorso diagnostico-terapeutico delle coppie infertili, in quanto l'endometrio, che è la parte interna che riveste la cavità uterina, ha un ruolo ovviamente fondamentale nell'impianto dell'embrione. E lo strumento ormai considerato gold standard, l'indagine d'eccellenza per lo studio del fattore uterino, è proprio l'isteroscopia. L'isteroscopia è una procedura diagnostica endoscopica minimamente invasiva che consente di valutare in modo diretto la vagina, quindi il canale vaginale, il canale cervicale e la cavità uterina. L'esame è eseguito utilizzando uno strumento sottile rigido di pochi millimetri, che si chiama per l'appunto isteroscopio, e che si introduce all'interno della cavità uterina in modo totalmente atraumatico, ovvero mediante approccio chiamato no touch o vaginoscopico, ovvero senza l'utilizzo di né speculum né pinza da collo. Questo strumento è collegato a una telecamera che proietta su un monitor le immagini che noi visualizziamo in modo diretto. Come mezzo di distensione della cavità uterina, perché noi sappiamo che la cavità uterina è una cavità virtuale, viene utilizzata la soluzione salina e questa mi permette appunto di dilatare prima la vagina, poi il canale cervicale e la cavità uterina, e di visualizzare in modo diretto tutte queste strutture anatomiche. Nelle figure che vedete nella diapositiva, qui sulla destra potete vedere il canale cervicale e sulla sinistra una visione panoramica di una cavità uterina, quindi un roseo. Roseo pallido e gli osti tubarici regolari. L'isteroscopia può avere finalità diagnostiche, e quindi allora si parla di isteroscopia diagnostica o finalità operative. La prima domanda che tutte le pazienti pongono è se questo esame è doloroso, perché giustamente già in un percorso difficile, quale può essere quello della procreazione assistita, la componente del dolore collegata a un esame diagnostico è sicuramente importante per la paziente. E è un aspetto a cui noi nel nostro centro siamo molto preoccupati, è un aspetto che noi valutiamo molto. E infatti, di prassi, in sala operatoria dove viene svolto l'esame, è presente sempre un anestesista che generalmente anche nelle isteroscopie diagnostiche effettua una leggera sedazione, quindi viene dato farmaco sedativo che serve per il rilassamento della paziente, quindi per far sentire meno dolore alla paziente. In questo caso l'esame lo possiamo definire un pochino fastidioso, come una specie di mestruazione dolorosa, come una specie di ciclo, insomma, come il dolore mestruale. Ovviamente poi in alcuni casi particolari, condizioni cliniche valutate dal medico o richieste particolari della paziente o nell'isteroscopia operativa, viene fatta una sedazione profonda, quindi una vera e propria anestesia. E in questo caso ovviamente la paziente non si accorge di nulla.
Il nostro servizio di isteroscopia è dotato dei più moderni isteroscopi. Per la diagnostica, per l'isteroscopia diagnostica, utilizziamo l'isteroscopio di Bettocchi, che è uno strumento con sezione a profilo ovale e una visione ottica appunto a 30 gradi, doppia camicia a flusso continuo, una camicia interna ed esterna. In particolare, la camicia esterna serve come vero e proprio canale operativo in cui inserire degli strumenti chirurgici miniaturizzati a lama fredda, come le microforbici o le micropinze, ed eseguire una biopsia, appunto, o piccoli interventi chirurgici. Sicuramente, appunto, queste sono schede tecniche, quindi appunto focalizzatevi su quello che vi dico io. Mentre per quanto riguarda le isteroscopie operative, per trattare patologie maggiori, ci serviamo dell'isteroscopio di Gubbini, che è un isteroscopio anche questo con un diametro sottile, di circa 5 mm, e è uno strumento molto innovativo rispetto agli altri strumenti di 9 mm utilizzati appunto per trattare le patologie maggiori. La grande versatilità dovuta alle numerose anse resettoscopiche rende, diciamo, questo strumento molto utile nell'utilizzo di varie patologie. E è dotato appunto di anse resettoscopiche poliuso, sia elettrificate sia a freddo. E il grande vantaggio di questo strumento è proprio il suo diametro molto sottile, il suo diametro ridotto, che ne permette l'utilizzo senza dilatazione cervicale, e questo è un fattore molto importante, soprattutto nelle pazienti che cercano gravidanza. Allora andiamo a vedere quando eseguire un'isteroscopia diagnostica. Allora, innanzitutto, la cosa importante da dire è che comunque è un esame di secondo livello, quindi viene richiesto solo su indicazione medica quando c'è un sospetto di una qualche patologia. Quindi viene eseguito per confermare la presenza di patologie endocavitarie come polipi o fibromi. Per la diagnosi di patologie subdole, che invece non possono essere sospettate con l'ecografia transvaginale, ma hanno un notevole impatto sulla salute riproduttiva della donna, come le aderenze intrauterine e l'endometrite cronica. Inoltre, l'isteroscopia diagnostica ci permette di fare anche delle biopsie endometriali e dei piccoli interventi chirurgici, quindi di trattare delle patologie endocavitarie minori, quindi come piccoli polipi o piccoli miomi, lievi sinefie o setti molto piccoli. Secondo le linee guida della Società di Ginecologia Endoscopica Italiana del 2014, è sicuramente raccomandata un'isteroscopia diagnostica nelle pazienti con ripetuti fallimenti di impianto in un numero superiore o uguale a 2 o con abortività ricorrente per migliorarne l'outcome riproduttivo. L'utilizzo invece come esame, come metodo di screening di base nella popolazione infertile deve ancora essere stabilito, quindi per ora rimane un esame da chiedere su indicazione medica. In questa diapositiva ho messo delle immagini per farvi capire effettivamente come noi vediamo la cavità, quindi come il ginecologo sul monitor appunto vede la cavità uterina. Nell'immagine centrale c'è una cavità uterina regolare con gli ossi tubarici sullo stesso piano, quindi un fondo normoconformato e un endometrio roseo pallido, insomma, omogeneo. Possiamo vedere poi invece l'immagine di un polipo endometriale sulla sinistra. Sulla destra vediamo l'immagine di un setto uterino, si vedono proprio due specie di buchi come se fossero due vere e proprie emicavità uterine. Poi ci sono delle aderenze, delle lacini aderenziali come se fossero delle specie di ragnatele, e poi nell'ultima immagine in basso vediamo un mioma sottomucoso molto vascolarizzato, è una formazione aggettante in cavità.
Un accenno a parte merita sicuramente l'endometrite cronica, che è un'infiammazione persistente dell'endometrio, quindi appunto della parte interna dell'utero, a cui comunque bisogna pensare nella popolazione di pazienti infertili, perché è una patologia subdola, cioè generalmente asintomatica. A volte può dare piccole perdite di sangue irregolari o dolori pelvici cronici, ma generalmente è asintomatica. E non è possibile sospettarla con l'ecografia, come abbiamo detto precedentemente. Quindi è importante pensarci. È appunto una patologia infiammatoria, quindi dovuta a una serie di microrganismi, prevalentemente gram negativi e batteri intracellulari. E come abbiamo detto, è stata molto studiata e è ancora molto studiata appunto in questi anni, proprio perché ha un'altissima prevalenza nella popolazione delle pazienti infertili. Addirittura alcuni studi ci dicono arriva fino al 60% la prevalenza in donne con ripetuti fallimenti di impianto e con abortività ricorrente. L'esame gold standard appunto è rappresentato dall'isteroscopia con biopsia endometriale e all'istologia, quindi diciamo che con l'isteroscopia ho una prima impressione e l'isteroscopia sicuramente, quindi il quadro macroscopico isteroscopico è fondamentale per darmi un orientamento diagnostico. Poi con l'istologia e mediante l'immunoistochimica, che è una tecnica particolare di colorazione, ho la conferma identificando delle cellule tipiche di queste infiammazioni, che sono le plasmacellule, che le vado a identificare nello stroma endometriale, dove normalmente non sono presenti. Una cosa positiva, diciamo, di questa patologia è che comunque fino all'80% dei casi trattati guariscono e il trattamento, ovviamente, essendo su base batterica, è antibiotico, probiotico e cortisonico. Per farvi avere un attimino un'idea di come noi vediamo una cavità infiammata, una cavità con endometrite cronica, ho messo una serie di immagini, queste sono tratte dalla nostra casistica, queste sulla destra, e in particolare nel 2019 si sono incontrati un gruppo di isteroscopisti esperti a livello internazionale e hanno trovato un accordo sui criteri diagnostici da usare come segni suggestivi di endometrite. E diciamo, per usare un vocabolario comune a tutti, hanno identificato delle lesioni tipiche di endometrite e ve le ho messe appunto in questa diapositiva proprio per farvi prendere un pochino confidenza con i termini tecnici che potreste appunto ritrovare nei vostri referti isteroscopici, quindi nella risposta che noi diamo. Diciamo delle lesioni tipiche, quindi di endometrite suggestive di endometrite cronica, quindi sono le aree iperemiche che possono essere focali o diffuse, quindi queste zone di arrossamento che vedete appunto nelle immagini, che possono essere più o meno marcate. L'edema stromale, ovvero l'endometrio non è piatto ma è come imbibito di liquido, quindi ispessito. Poi anche delle lesioni tipiche sono i micropolipi, ovvero delle estroflessioni digitiformi dell'endometrio inferiore a un millimetro e possiamo vedere anche gli spot emorragici, che sono proprio questi puntini rossi. Una volta identificate, quindi questo per quanto riguarda l'isteroscopia diagnostica, diciamo abbiamo fatto una carrellata di tutte quelle che sono le indicazioni e le patologie più importanti. Una volta identificate appunto queste patologie, è importante andarle a trattare. Quindi, quando eseguire a questo punto un'isteroscopia operativa? Sicuramente nel caso dei polipi superiori, a cui abbiamo detto che
polipi più piccoli, si può tentare di rimuoverli anche mediante le micropinze, le microforbici, quindi in un contesto diagnostico. Mentre per quanto riguarda polipi di dimensioni maggiori, sicuramente dobbiamo utilizzare il resettoscopio. E è stato ormai definito da tutti gli studi presenti in letteratura che l'asportazione dei polipi, comunque di qualsiasi dimensione e in qualsiasi sede endometriale, determina un aumento del tasso di gravidanza post-polipectomia, quindi dopo l'asportazione del polipo, fino al 30%. Quindi il fatto di vedere un polipo, sospettarlo magari all'ecografia, confermarlo con l'isteroscopia, comporta necessariamente la sua asportazione, soprattutto appunto in un contesto, come stiamo dicendo, appunto di ricerca di gravidanza. Lo stesso vale per i miomi sottomucosi, che sono quelli che più danno fastidio a un eventuale appunto impianto embrionario e danno più fastidio, tanto più ovviamente aggettano nella cavità. Qui vediamo appunto la classificazione dei miomi sottomucosi appunto in base alla percentuale di aggetto in cavità. Sicuramente l'isteroscopia operativa è indicata per miomi G0, G1, alcuni miomi G2 fino a 20 mm, quindi diciamo piuttosto piccoli. Il tasso di gravidanza post miomectomia arriva fino al 76%, alcuni studi diciamo parlano anche dell'80%, e questo ci fa capire quanto quindi l'identificazione, la corretta identificazione e l'asportazione di una patologia del genere possano incidere positivamente su un outcome riproduttivo. Un'altra condizione in cui sicuramente è indicata un'isteroscopia operativa è una cavità uterina con delle aderenze che possono essere congenite ma più frequentemente iatrogene, quindi si possono formare in seguito ad interventi come ad esempio il raschiamento. Sono degli esiti cicatriziali più o meno evidenti, si va da forme lievi moderate fino alla sindrome di Asherman, che vabbè è un quadro diciamo particolarmente severo, che a volte è anche difficile trattare anche per gli isteroscopisti più esperti, proprio perché è una patologia veramente importante. Comunque si è visto che sicuramente nel caso di sinetie lievi fino a moderate, la loro asportazione chirurgica mediante isteroscopia determina un miglioramento significativo degli outcome gravidici. In quanto ovviamente una cavità, come la potete vedere, a ragnatela praticamente, in cui quindi si capisce che è molto difficile un eventuale impianto embrionario, con una correzione di cavità invece comporta appunto dei risultati assolutamente ottimi. Un'altra indicazione dell'isteroscopia operativa sono le malformazioni mülleriane, quindi le malformazioni uterine. Diciamo che andando a vedere la classificazione ESCRE ce ne sono moltissime di anomalie mülleriane. Quelle diciamo in cui la metroplastica, ovvero la correzione del difetto, comporta un maggior miglioramento dell'outcome riproduttivo sono l'utero T-shape, che è un utero appunto in cui praticamente la cavità non è appunto regolare a triangolo, diciamo più o meno come potete vedere nell'ecografia 3D, ma è appunto un utero a T, quindi ha un dismorfismo l'utero, ok? C'è una cavità tubuliforme, non ampia, e un'angolazione anomala, mentre i setti possono essere appunto parziali e completi, e anche questi è fondamentale appunto la loro correzione per un miglioramento riproduttivo, dell'outcome riproduttivo. Sicuramente l'isteroscopia più che diagnostica, l'isteroscopia operativa ha un ruolo fondamentale nella malformazione uterina, perché l'esame gold standard
diagnostico con la più alta sensibilità e specificità invece è rappresentato dall'ecografia tridimensionale, come vediamo appunto nelle immagini. E anzi, l'ecografia tridimensionale rappresenta un esame fondamentale preparatorio a un'isteroscopia corretta, correttiva più che altro. In ultimo, un'ultima e più recente indicazione all'isteroscopia operativa è rappresentata dall'ismocele, che è una patologia cicatriziale che si genera, diciamo, risultante dopo il taglio cesareo, il cui trattamento è consigliato però soltanto in caso di sintomatologia e o infertilità secondaria. Sintomatologia cosa significa? Generalmente l'ismocele, oltre vabbè, ad avere in anamnesi necessariamente, come sintomi determina dei sanguinamenti rosso scuro in fase post-mestruale, dovuti al fatto che il sangue mestruale si accumula nella nicchia istmica e poi viene rilasciato in fase post-mestruale, a volte oltre al colore marrone scuro anche, è anche maleodorante, e ci possono essere dei dolori pelvici più o meno cronici. Allora, finita diciamo questa carrellata, andiamo alle conclusioni. Diciamo, facciamo un attimino punto. Allora, sicuramente l'isteroscopia diagnostica è l'esame gold standard per lo studio della cavità uterina, che è così importante per il successo della PMA. È un esame che ancora non è indicato come screening di base nelle pazienti che devono sottoporsi a PMA, ma per ora è ancora un esame di secondo livello, come abbiamo già detto e ripetuto. La rimozione o correzione, insomma, delle patologie che abbiamo trattato è fondamentale nel percorso della coppia infertile per cercare di migliorare quanto più possibile l'outcome riproduttivo. All'interno del centro di Metra è presente un servizio di isteroscopia ben strutturato, responsabile del centro la dottoressa Cristiana Barbosa, poi faccio parte del centro io. Lavoriamo in stretta associazione con il dottor Franchini, che è un esperto isteroscopista a livello nazionale e internazionale e si occupa prevalentemente delle isteroscopie operative, e abbiamo come consulente, come referente esterno per la gestione dei casi più complessi, il dottor Gianpietro Gubini, anche lui insomma un nome sicuramente nell'ambito, nel panorama isteroscopico nazionale e internazionale. Dal 2013 hanno in questo stato istituito appunto il servizio di isteroscopia presso il centro Demeter. Il servizio è aumentata molto la casistica la casistica operatoria del centro. E dal 2016, in particolar modo, in cui partivamo con 170 isteroscopie diagnostiche, siamo arrivate ad oltre 400 isteroscopie nel 2019, in particolar modo 433 diagnostiche e 80 operative. Sicuramente siamo nella direzione dell'incremento sempre maggiore di questo servizio. Infatti, appunto, già nei primi mesi del 2020 avevamo avuto diciamo un incremento importante del numero dell'attività, quindi del numero delle isteroscopie per l'emergenza Covid, ma al momento il servizio è ripreso già da qualche settimana in modo completo e sicuro. La presenza sicuramente di un servizio così attivo ci permette di fornire alle nostre pazienti una grande opportunità diagnostico-terapeutica nel tentativo di migliorare quanto più possibile le percentuali di gravidanza.
Ringrazio, questo ho concluso, e ringrazio appunto tutto lo staff del Centro Demetra che ogni giorno davvero con grande passione fa il proprio lavoro e cerca di dare veramente il meglio alle pazienti. Grazie. Allora, adesso se avete domande, sì, vedo che ci sono domande. Allora, avete già ricominciato con l'isteroscopia chirurgica? Dopo quanto tempo è possibile impiantare una blastocisti? Allora, l'isteroscopie sono ricominciate, abbiamo ripreso a pieno ritmo, a pieno regime, sono incominciate sia le isteroscopie diagnostiche che chirurgiche. Diciamo che è consigliato generalmente per interventi di questo tipo l'attesa minima di un mese, cioè nel senso con il ciclo successivo si consiglia appunto di effettuare il transfer, perché mi chiede appunto questa paziente dopo quanto tempo dall'asportazione dei polipi è possibile impiantare una blastocisti. La cosa migliore sarebbe il prima possibile. Salve, volevo sapere se prima di un istero bisogna fare degli esami. Allora sì, degli aspetti diciamo più pratici non ho parlato perché abbiamo sul nostro sito una sezione specifica che si chiama isteroscopia dove potete andare a vedere proprio queste cose più pratiche appunto per quindi come prenotarvi e gli esami che dovete fare, perché sì, ci sono degli esami ematici da svolgere e un digiuno insomma da seguire che dipende ovviamente, si differenzia tra l'isteroscopia diagnostica e operativa. È pericoloso per le infezioni o meglio bisogna fare prima i tamponi? Allora no, gli studi in questo senso ormai sono concordi nel dire che non va fatto nessun tampone prima. E viene fatta, noi di prassi facciamo una profilassi antibiotica intraoperatoria, facciamo 1 o 2 grammi di antibiotico di cefalosporina, poi ovviamente dipende anche da un'eventuale allergia della singola paziente, comunque si fa di prassi un antibiotico profilassi intraoperatoria e non è una procedura che è stata correlata a un aumento di infezioni post chirurgiche, quindi assolutamente non c'è nessun rischio. L'ecografia 3D può sostituire l'isteroscopia diagnostica? Allora no, come ho detto l'ecografia 3D ha un ruolo fondamentale e primario diagnostico e rappresenta appunto un gold standard, come dicevo, cioè è il primo esame diagnostico più sensibile, più specifico per le malformazioni uterine. E l'isteroscopia nel caso delle malformazioni ha un ruolo più operativo, cioè serve più una volta che è stata diagnosticata la problematica, serve più per l'asportazione, per la correzione del problema. Quindi l'ecografia 3D assolutamente in tutte le altre patologie non sostituisce l'isteroscopia diagnostica, perché è un qualcosa di diverso, cioè l'ecografia è sempre un esame indiretto. Invece con l'isteroscopia io posso vedere in modo diretto la cavità e rendermi conto al 100% del suo contenuto. Buonasera, vorrei sapere quanto tempo possa durare l'effetto di uno scratch endometriale fatto durante un'isteroscopia diagnostica. Ecco, questa è una buona domanda. Noi in genere durante l'isteroscopia diagnostica allora, se non c'è bisogno, non si fa la biopsia endometriale. Se invece c'è un sospetto, appunto, isteroscopico, si fa una biopsia, ovvero un piccolo prelievo di tessuto endometriale che si invia all'esame istologico. Lo scratch, invece, o il cosiddetto graffio endometriale, che vari studi hanno visto che può dare un effetto benefico sull'impianto embrionario, proprio perché va anche per un semplice effetto meccanico,
Diciamo che la maggior parte degli studi sono concordi nel dire che il maggiore effetto benefico si ha nei successivi 1-2 mesi. Alcuni dicono anche fino a 3 mesi, però in teoria lo scratch endometriale determina un effetto positivo per uno, diciamo, tra 1 e 2 mesi. L'ideale sarebbe uno, anche 3 mesi va bene in base, insomma, alle situazioni che poi si riscontrano del singolo. Per fare un istero da voi, allora, come dicevo prima, c'è la sezione isteroscopia, appunto nel nostro sito, dove sono spiegate appunto tutte le modalità di prenotazione, ci sono appunto i riferimenti a cui rivolgersi per la prenotazione, gli esami da svolgere, insomma c'è scritto tutto ciò che vi può servire per la prenotazione e per la preparazione all'esame. Dopo gravidanze biochimiche, una GEM è stata richiesta da biopsia endometriale con ricerca di plasmacellule. Allora, dopo. Allora, questa è una domanda un po' complessa, cioè mi sta chiedendo questa paziente se dopo aver fatto appunto la biopsia e un'eventuale terapia deve ripetere l'isteroscopia. Allora, dipende dall'esito innanzitutto dell'istologia, quindi da quante plasmacellule sono state riscontrate. Dipende da una serie di cose, appunto dal numero di plasmacellule, dal quadro isteroscopico che ha evidenziato l'isteroscopista, il ginecologo. Quindi diciamo che, essendo un argomento ancora oggetto di dibattito, l'endometrite cronica, troverete nei diversi centri degli approcci a volte che vi possono sembrare un pochino diversi, perché appunto dipende molto dall'occhio, dall'esperienza del singolo medico nell'affrontare questo tipo di patologia così nuova e poco ancora studiata, e per cui diciamo che non c'è una risposta definitiva a questa domanda, cioè nel senso dipende molto dal ginecologo, dal singolo caso. Quindi non ci sono dei protocolli purtroppo definitivi ancora e unanimi a livello nazionale o internazionale per questo tipo di patologie. Quindi bisogna vedere caso per caso. Allora, una paziente con tube chiuse è consigliato prima di un IMA? Allora, se in una paziente con tube chiuse è consigliato prima di una PMA effettuare isteroscopia diagnostica? Allora, abbiamo detto in realtà di no. Cioè, nel senso che abbiamo detto che prima di una PMA non è necessario fare un'isteroscopia diagnostica se non ho un sospetto, ok? Se non ho un'indicazione clinica. Quindi in realtà, proprio perché tanto più in questo caso c'è già un fattore di infertilità, cioè il fattore tubarico, fare un'isteroscopia diagnostica in una fase preliminare di PMA non ha in realtà un grosso significato. Poi ci sono centri che lo fanno magari, cioè anche lì non ci sono però evidenze, studi scientifici unanimi che mi dicono che mi dia un vantaggio il farlo come metodo di screening. Controindicazioni? Nessuna, praticamente mi azzarderei a dire nessuna. Perché è un esame ormai mini-invasivo, poi dipende appunto la diagnostica operativa, ovviamente bisogna vedere anche lì il singolo caso, però in linea di massima direi che non ha nessuna controindicazione. L'isteroscopia va fatta una volta sola oppure deve essere fatta regolarmente? Allora, no, in realtà generalmente appunto viene fatta una volta, quando appunto sulla base di un sospetto, cioè come abbiamo detto.
detto, poi viene ripetuta solo in alcuni casi particolari, allora che possono essere o appunto dei quadri gravi di endometrite in cui è venuta la risposta istologica con un numero elevato di plasmacellule e comunque l'isteroscopista reputa che sia il caso anche dopo il primo ciclo di terapia antibiotica rifare un'isteroscopia proprio per vedere quanto quell'antibiotico ha funzionato, diciamo tra virgolette, su quel quadro di endometrite, di infiammazione. Oppure a volte viene fatta la seconda volta, diciamo, quando c'è da fare nelle isteroscopie operative degli interventi in due tempi, in due step chirurgici, se magari ci sono dei, soprattutto dei miomi che non, sottomucosi che non si riescono a asportare in un unico tempo chirurgico, allora viene fatta in due tempi, altrimenti no, assolutamente non è un esame da fare regolarmente. Dopo l'asportazione del polipo mi viene il ciclo e al termine del ciclo posso impiantare il blastocisti oppure attendere anche il ciclo successivo. Allora, generalmente dopo l'asportazione del polipo le viene il ciclo, ci sarà in genere una piccola perdita di sangue nei 2-3 giorni successivi l'asportazione del polipo e il mese successivo, cioè con il ciclo, il primo ciclo disponibile, può essere effettuata la preparazione endometriale e quindi successivamente il trasferimento della blastocisti. Se posso fare questa domanda, nonostante sia attinente a tema, non ci provo. Quanto è importante il valore della vitamina D per l'attecchimento di una blastocisti? Allora, questa vabbè, è una domanda che esula un pochino dall'argomento di stasera. Allora, sicuramente questa paziente mi chiede di quanto sia importante il valore della vitamina D per un eventuale impianto di blastocisti. Allora, ultimamente siamo bombardati dall'importanza della vitamina D, soprattutto appunto con l'avvento di questa epidemia, ci siamo ricordati di quanto la vitamina D sia importante. E sicuramente nella fase di preparazione a un ciclo di PMA, quindi nella fase di preconcepimento, è importante avere dei valori ottimali, perché comunque anche qui diversi studi hanno visto che valori buoni, insomma, nel range della normalità di vitamina D aiutano sicuramente l'impianto embrionale. Questo. E il fatto che sia bassa, quindi sicuramente significa che deve essere fatta una supplementazione. Non sono riuscita a seguire tutto, è possibile caricarlo su YouTube? Sì, penso che come anche hanno fatto per i webinar precedenti, il video sarà caricato su YouTube, quindi sarà possibile seguire poi, rivedere tutta la relazione in modo completo. È possibile essere affetti da endometrite ma avere sempre avuto i tamponi vaginali negativi? Allora, diciamo che generalmente chi soffre di endometrite ha avuto delle storie di tamponi vaginali positivi. Non dico di sintomatologia vulvo-vaginale perché questo a volte non c'è, perché come sapete, o se non lo sapete, insomma, ve lo dico io, ci sono tante infezioni vaginali asintomatiche. Quindi a volte può succedere appunto che ci sia anche un'infiammazione, magari appunto per caso si fa il tampone e viene positivo. Quindi in genere la storia anamnestica delle pazienti con endometrite è più una storia di tamponi positivi. Però può succedere che appunto il batterio, visto che prevalentemente l'infiammazione dell'endometrio deriva da batteri che salgono, diciamo, per spiegarvelo semplicemente, nell'endometrio, appunto nell'utero, per via ascendente dalla vagina, può succedere che appunto questa
ascesa, diciamo questa risalita, sia stata completa, per cui a volte dei tamponi vaginali vengono negativi, ma questo non esclude che ci siano dei batteri all'interno dell'endometrio. Quindi sì, può succedere, non è la norma e non è la cosa più frequente, però può assolutamente succedere, perché comunque sappiamo che il microbiota vaginale e quello endometriale sono diversi. Allora, buonasera dottoressa, io ho fatto 6X e mai nessuno mi ha richiesto un'isteroscopia diagnostica e tutte le volte ovviamente ho avuto esiti negativi. Allora, sicuramente in base a tutto quello che abbiamo detto durante la relazione, nel suo caso è sicuramente indicato farlo. Ora, sicuramente con 6ICSI, immagino, non so appunto se sono andate tutte a transfer o insomma non so ora la storia precisa di tutte queste 6ICSI, però sicuramente, come abbiamo visto, già quando ci sono due o più fallimenti di impianto è fondamentale fare un'isteroscopia, perché abbiamo visto nel successo dell'impianto embrionale quanto sia importante sicuramente l'embrione, ma sicuramente anche l'integrità dell'endometrio. Quindi se io ho un danno endometriale è fondamentale andare ad indagarlo e a correggerlo eventualmente. Può essere un danno endometriale appunto dato da infiammazione o da presenza di patologie endocavitarie. Sono stata operata per una con una asportazione tuba sinistra e laparoscopia, da lì non si vede se ho problemi o serve comunque. Allora, l'asportazione di una tuba avviene mediante laparoscopia e è un esame, cioè la laparoscopia è un tipo di intervento che non permette lo studio della cavità uterina, cioè sempre un intervento che utilizza una telecamera che però mi fa visualizzare la cavità addominale. Quindi io vedo l'utero dall'esterno, utero, tube e ovaie dall'esterno. Quindi assolutamente è un qualcosa di totalmente diverso, cioè non sono esami simili, ok? Buonasera dottoressa. Con una gravidanza naturale, due aborti spontanei in età avanzata, l'eventuale pensiero verso le eterologhe, è necessaria l'isteroscopia con biopsia per avere un quadro completo, esami per poliabortività tutti negativi. Allora, assolutamente sì. Allora, sicuramente qui c'è un fattore di età avanzata, per cui i due aborti spontanei è più possibile che siano correlati a embrioncini, siano dovuti a embrioncini aneuploidi, appunto proprio in considerazione dell'età avanzata. Però proprio per questo, se si va verso un'eterologa, è fondamentale, proprio perché si bypassa con l'eterologa femminile il problema embrionale, proprio perché si utilizzano ovociti di donne giovani, è necessario per cercare di migliorare quanto più possibile la percentuale di gravidanza, andare a valutare appunto il fattore uterino, quindi andare a valutare l'endometrio. Infatti noi come centro, come politica del centro, facciamo sempre un'isteroscopia prima dell'eterologa, proprio perché, come ripeto e ribadisco, con l'eterologa femminile andiamo a bypassare il problema dell'età avanzata della donna, quindi si utilizzano embrioncini di donne giovani, quindi ovociti tendenzialmente sani, geneticamente sani, quindi che non dovrebbero avere appunto aneuploidie, e quindi appunto è importante ancora di più studiare l'endometrio per garantire la sua integrità, in modo tale che poi appunto a quel punto abbiamo escluso, diciamo, la gran parte delle interferenze per un eventuale impianto. Ovviamente poi sappiamo che l'impianto embrionale è veramente dipende, diciamo, da tantissime variabili, però noi, diciamo, facciamo il più possibile per coprire tutto, diciamo. Ho fatto isteroscopia
e mi sono stati riscontrati due polipi. Devo fare qualche altro esame prima di quella operativa? Allora, dipende quando ha fatto appunto gli esami. Generalmente per l'operativa, proprio perché deve essere addormentata, cioè è necessaria la narcosi perché si usa il resettoscopio, vengono chiesti sì degli esami in più rispetto alla diagnostica, e questo può trovare tutte queste informazioni, come dicevo prima, nella sezione isteroscopia sul sito del nostro centro. Allora, mi sembra che le domande siano esaurite. Allora aspetto altri 2 minuti, appunto, se ci fossero altre domande. Spero intanto, appunto, di essere stata il più chiara possibile. Spero, insomma, che questa relazione sia stata utile, perché so che l'isteroscopia comunque è un argomento che suscita interesse, e nel nostro centro appunto stiamo implementando molto questa attività, e sicuramente, allora, non c'è di più. Scusate, dicevo, stiamo implementando molto questa attività proprio perché ci crediamo veramente nella sua efficacia e nella sua importanza. Se non ci sono altre domande, allora possiamo anche salutarci. Ah no, una domanda. Vediamo, eh. Non in tutti gli ospedali per la isteroscopia diagnostica usano sedativi, assolutamente verissimo. Infatti ho sottolineato che noi siamo molto attenti a questa sfera, diciamo, emotiva, e a questo aspetto del dolore dell'isteroscopia, proprio perché tante pazienti arrivano un po' magari impaurite da quello che hanno letto sui forum, eccetera, oppure da quello che hanno passato in esperienze precedenti, e già in un percorso difficile come può essere quello della PMA, diciamo, venire incontro alle pazienti con un sedativo, diciamo, durante l'isteroscopia diagnostica, abbiamo visto che è molto importante, perché rilassa. L'operatore può lavorare meglio perché non diventa una lotta, diciamo, e le pazienti, devo dire la verità, vanno via sempre molto soddisfatte rispetto magari ai esami fatti precedentemente, ma non perché siamo più bravi assolutamente, però sto dicendo che effettivamente la sedazione anche nel contesto, della diagnostica per noi è importante. Anche il fatto che ci sia l'anestesista sempre presente per la paziente è importante, è tranquillizzante. Quali sono i costi dell'isteroscopia presso la vostra struttura? Allora, anche su questo vi rimanderei alla sezione isteroscopia appunto presente sul sito del centro, e comunque anche chiamando potete avere, chiamando la nostra segreteria, la nostra reception, potete avere delle indicazioni precise sui costi, perché ecco, su questo non vorrei, diciamo, dilungarmi molto. I tempi d'attesa sono abbastanza brevi, e i costi comunque sono molto contenuti rispetto ad altre strutture. Ora appunto non dico il prezzo preciso, diciamo, ma non perché sia un segreto, ma perché appunto non vorrei dare, diciamo, delle cifre magari sbagliate o non completamente corrette, quindi preferisco rimandare per questa tipologia di domande alla sezione isteroscopia nel centro o alla reception, si occupa di questo. Se ci sono altre domande ancora, no. Sì.
arrivando un'altra. Ah, grazie, è stata gentilissima. Bene. Allora ringrazio tutte voi che siete state presenti ad ascoltarmi e spero davvero di nuovo di esservi stata utile e di avervi, diciamo, aperto qualche finestrella o magari appunto la curiosità, di avervi tolto, diciamo, qualche curiosità, su questo esame così interessante e affascinante. Le domande mi sembrano esaurite, sono quasi le 7, quindi siamo nei tempi. Vi saluto e speriamo appunto con qualcuno magari ci saremo già visti, con altri speriamo di vederci prossimamente nel centro. Noi abbiamo ricominciato con ancora più entusiasmo di prima e vi aspettiamo. Arrivederci a tutti e buona serata.